ma che fai lì, se esci con sto cardo, perché te picchio, mi mettere in cappellino. Dice, ma no, non ti preoccupare, io mi giurisse, scendo giù in garage, prendo il ciclope e... In che senso? Ulisse riuscì a tornare a casa. E quando tornò a casa era proprio circondato, sai, da tutte le manette, proprio basse e basse, proprio con nane da circo. E Penelope, che era gelosa, possessiva, gli disse, oh, e queste chi sono? E Ulisse con estrema semplicità disse, e i tappi del viaggio mio? E disse, perché poi mia madre un giorno mi disse, tu hai dannato all'istituto tecnico commerciale, professionale, statale, Cesare Battisti. Dove te l'hanno fabbricata la risata? Fukushima? Dove? In arte ragioneria. Oh! Ancora, Che ti si togliamo un muretto? Di che cosa ti nutri? Mi sta facendo ascoltare tutte le battute, non me ne l'attore, lo stesso italiano, brutta, era talmente brutta che quando la mattina andava a buttare la monnezza e il sacchetto se la guardava e dice, oh, so io che ti sto a tenere per mano, buttate tu, buttate tu! Brutta. Poi sta cosa venne a sapere un po' di dire, ma perché mi disse, perché hai fatto sesso con la professoressa? Io risposi, vabbè, era ora del buco, ma potevo farlo proprio. Quando mancano 100 giorni alla maturità, i professori ti mandano un giro con una scatola di scarpe con chihuahua che puzza dentro di prima, no? A chiede i soldi per fare una cena. Dateci i soldi! Ma cosa vuoi? Verdi in faccia capo, ecco. Professore, dateci i soldi, mancano 100 giorni! Che il professore suo qua dice, ma quale 100 giorni? Tira settimana e te se giochiamo, ma vedi? Ma vedi come sta? E mio padre si è trasferito nella mia stanza. Cosa che fa? Mi interroga su tante e io rispondo, Ariosto, una cosa fuori posto, che subito pastora si sbaglio un cammino. Per una settimana ammazzo me meglio botte prima degli esami, chiama la polizia, prima che arriva la guardia, busco pure la polizia.